Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane di segale. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di segale, farina di tipo 0, lievito di birra fresco, acqua, olio d'oliva, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero ed il lievito. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 0, la farina di segale, il sale e l'olio. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, posizionarlo su un piano di lavoro. Estenderlo con le mani formando un rettangolo. Arrotolare su se stesso formando un filoncino. E posizionare in uno stampo da plum cake rivestito con carta da forno. Lasciare lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa, coperto con un canovaccio. Trascorso il tempo, il pane è ben lievitato, trasferire in una teglia rivestita con carta da forno, spolverizzare con della farina, effettuare dei tagli obliqui. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-40 minuti circa. Il pane è cotto. Lasciare intiepidire prima di servire. Pane di segale. Grazie e alla prossima ricetta.